Andrea Bucchi, immagino poca voglia di parlare dopo una sconfitta del genere, del tutto immeritata, ma giustificabile come secondo te? Ma oggi veramente, sinceramente, con la massima onestà, penso che usciamo qui sconfitti, ma non meritando la sconfitta, perché penso che abbiamo fatto una buona partita, meglio di loro sicuramente. Forse l'unica cosa è che magari potevamo essere un po' più cattivi sotto porta, quell'occasione che abbiamo avuto dovevamo magari essere un po' più cinici e sfruttarle. È difficile dirlo, ma ha inciso un po' tutto quello che è successo negli ultimi giorni in questa prestazione, anche se non si direbbe vedendo le palle gol create. Ma guarda, onestamente ti dico la verità, noi di quello che è il discorso societario non ci deve interessare, nel senso che il presidente è giusto che faccia le sue valutazioni, le sue scelte. Noi siamo pagati dalla società per fare il nostro lavoro, dobbiamo dare il massimo ogni domenica per onorare questa maglietta, questi colori, e penso che oggi onestamente l'abbiamo fatto fino in fondo, abbiamo cercato di provarci, purtroppo è andata male, ma penso che sotto il punto di vista sia dell'impegno che della prestazione tutta la squadra ha fatto bene. Teramo continua a perdere dei punticini dal Poggi Bonsi, però ecco, quel gol segnato da Ginestra alla fine forse lascia aperto ancora un minimo di spiraglio, anche se parliamo di poco di spiraglio minimo già da diverse giornate. È normale che le partite si accorciano e se tu non riesci a fare risultato anche un punto alla volta è normale che, però io penso che a tre partite, finché la matematica non ci dice che siamo fuori del tutto, noi lotteremo fino alla fine. Detto, oggi ci tenevamo tanto a questa partita, anche perché colgo l'occasione con veramente di cuore, io e tutti i miei compagni, che per la scomparsa del dottor Bonolis faccio le più vere e sincere condoglianze alla famiglia. È una perdita importante perché comunque io è un anno e mezzo, quasi due anni che sto qua, ho conosciuto una persona eccelsa veramente, quindi ci tenevamo tanto oggi a fargli un regalo, non ci siamo riusciti e ci dispiace tanto. Però cercherete di regalargli una vittoria importante magari domenica prossima nel derby, comunque sentito con l'Aquila, che chissà, magari potrà rimettere in discussione qualcosa anche a livello di sesto posto. L'importante è impegnarsi fino alla fine. Sì, hai detto bene tu, noi ci proveremo tutte le domeniche a vincere e quello che sicuramente, ecco, non verrà mai meno, perché un po' di cose le ho sentite in questi giorni, penso che questa squadra gli si possa rimprovare tutto, che possa avere dei limiti, per l'amor di Dio, però penso che sotto il punto di vista dell'impegno, dell'attaccamento alla maglia, questo non è mai venuto meno. Questo penso che io e con i miei compagni abbiamo cercato sempre dal massimo e lo faremo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, questo è poco ma sicuro.